Salve a tutti, in tanti mi state chiedendo di cercare di spiegare quello che sta accadendo in questo momento ai titoli GameStop e tutti gli altri titoli che appartengono alla cosiddetta schiera delle meme stocks, ovvero questi titoli sostanzialmente presi di mira dai millennial traders, fondamentalmente riuniti all'interno della community Reddit Wall Street Bets per attaccare i grandi fondi hedge che hanno assunto delle posizioni al ribasso. In questi giorni, in questi ultimi giorni, le meme stocks, a partire dalla stessa GameStop, sono in difficoltà. I prezzi stanno scendendo molto. Pensate che il 27 gennaio, che potrebbe essere ricordato un po' come il giorno di gloria dei millennial traders, perché hanno raggiunto quello che era uno dei loro obiettivi, cioè di mettere all'angolo alcuni fondi hedge che avevano appunto preso delle forti posizioni ribassiste su questi titoli, e poi, essendo che poi questi titoli sono stati pompati dai millennial traders in alto, sono stati costretti ad incamerare grosse perdite. Però queste perdite i fondi hedge sostanzialmente, o chiunque sia andato short, le incamera nel momento in cui va a chiudere la posizione, perché come tutte le perdite nel trading e negli investimenti vengono concretizzate quando poi si clicca il tasto chiudi la posizione. E quindi in questo caso chiudere la posizione vuol dire comprare un titolo che si è venduto allo scoperto, e quindi comprare un titolo oltre i 300 dollari, come è accaduto ad esempio al fondo Melvin Capital, che ha accusato fortissime perdite e che ha annunciato appunto l'uscita dalla posizione su GameStop. Vuol dire perdere molti molti soldi se soprattutto inizialmente lo si era venduto al ribasso sotto i 10 dollari. Quindi dal punto di vista dei millennial traders il 27 gennaio è stato una sorta di giorno di gloria, perché sia il fondo Melvin Capital sia un altro fondo hedge, Citron, hanno appunto annunciato di essere usciti dalla posizione, mentre tutti gli altri fondi hedge coinvolti in questa sorta di short squeeze, questo attacco dei millennial traders per appunto per andare a spremere. Squeeze significa appunto anche spremere in inglese, quelle che sono le posizioni ribassiste. Tutti gli altri fondi hedge sono ancora in campo nella partita, e quindi in questi giorni stanno vedendo sgonfiare la loro perdita potenziale perché i prezzi stanno scendendo. GameStop è arrivato intorno ai 100 dollari, e pensate che la scorsa settimana aveva raggiunto un picco oltre i 500 dollari. Un altro titolo preso di mira dai millennial traders è AMC, catena di cinema negli Stati Uniti, chiaramente che sta soffrendo il fatto che i cinema sono sostanzialmente chiusi per il Covid, per il lockdown. È stato preso di mira dai fondi hedge, posizioni ribassiste, e poi i millennial traders hanno portato questo titolo, che a gennaio valeva 2 dollari, oltre i 20 dollari. Ieri però era arrivato a 8 dollari, quindi con una perdita rispetto al picco del 60%, e chiaramente comunque siamo ancora 4 volte oltre il livello da cui è nata questa sorta di battaglia, questo squeeze, questo short squeeze violento, che è ancora in corso, dicevamo, ma in questo momento la partita sembra che stia volgendo a favore dei fondi hedge, perché la settimana scorsa in generale stavano perdendo da tutte le posizioni aperte sulle meme stocks, in cui c'è anche BlackBerry e altri, circa 40 miliardi di dollari, mentre ieri, dopo che era appunto i nuovi violenti ribassi sulle meme stocks, la perdita potenziale, sempre non concretizzata, a parte i due fondi che l'hanno annunciata, è scesa a 10 miliardi. Quindi, come vi ho detto anche in un altro video, come ho scritto negli articoli sul Sole 24 Ore sul tema, che trovate in descrizione, si tratta di una partita importante che si svolge anche contro il tempo, cioè più tempo questi titoli hanno quotazioni alte, più il rischio che i fondi hedge subiscano una margin call, ovvero che il loro margine si esaurisca e quindi il broker li inviti o addirittura in automatico chiuda le posizioni, è alto. Invece più il prezzo scende, più questa perdita va a sgonfiarsi, e quindi si cerca di rientrare nella normalità. Adesso però sta accadendo sostanzialmente una cosa simile ai millennial traders, perché molti broker, ed è questo il vero motivo per cui GameStop sta scendendo a mio avviso, non è tanto che la community
si stia sfaldando. Questo potrebbe chiaramente anche in parte essere, ma leggendo i messaggi, leggendo gli inviti a operare, appunto, buy the dip, cioè comprate sui ribassi, don't sell, non vendete, hold, cioè mantenete la posizione. Quindi c'è ancora la community, sta ancora spingendo nel tentativo di proseguire questa sorta di battaglia sul titolo GameStop e appunto non solo. Però quindi il vero punto, a mio avviso, è proprio derivante dalla scelta dei broker, cioè delle principali piattaforme di trading su cui appunto vengono tradati questi titoli, e soprattutto la prima è Robinhood, lo ricordiamo, tra l'altro su cui si è stata aperta un'indagine da parte della SEC, l'autorità di controllo sui mercati americani. Perché giovedì scorso, 27 gennaio, ha sospeso la possibilità di comprare nuove GameStop, quindi di fatti andando a limitare il libero scambio sul titolo, quindi su questo ci sarà un'indagine. Comunque le principali piattaforme in questo momento cosa hanno fatto? Hanno aumentato i requisiti di garanzia, hanno aumentato i requisiti di margine e quindi hanno ridotto la leva. Quindi chi aveva comprato o chi ha intenzione di comprare GameStop utilizzando la leva finanziaria del proprio broker, quindi per esempio se un broker consente leva 4 con 10.000 dollari si possono comprare azioni GameStop pari a 40.000 fino a 40.000 dollari. Ecco, se il broker va a ridurre questa leva, va appunto a dimezzarlo, addirittura ancora di più. Poi dipende dalle varie strategie che i singoli broker stanno attuando, e chiaramente questo significa che non si possono più aprire posizioni aggressive con pochi capitali. Quindi si va a ridurre chiaramente il carico che i millennial traders possono mettere per cercare di sostenere a rialzo questi titoli, nel cosiddetto pump di questi titoli, e quindi chiaramente togliendo potere ai millennial traders attraverso la riduzione della leva, e chiaramente si va a diciamo indebolire, tra virgolette, quella che è la domanda che sta in questi giorni, che ha sostenuto finora questo titolo. Quindi il solo fatto che i broker, e lo possono fare, ricordiamo che nel contratto la maggior parte dei broker, che io sappia tutti i principali, appunto, si riservano quando c'è una elevata volatilità, eccetera, di modificare appunto il margine richiesto nelle operazioni, perché chiaramente loro danno un margine, chiaramente si assumono la responsabilità concedendo questo margine, questa leva, però poi se le cose si mettono male, chiaramente hanno bisogno di più garanzie, chiaramente perché anche le istanze di compensazione chiedono poi ai broker più garanzie. E quindi a loro volta loro possono regolare questo margine iniziale che vanno a concedere. In questo momento lo stanno stringendo, e stringendo stanno indebolendo fortemente la domanda di chi sta andando ad attaccare questi titoli, o soprattutto ad attaccare i fondi hedge attraverso un grande pump su questi titoli. Ecco perché fondamentalmente la battaglia in questo momento sta andando nella direzione dei fondi hedge, che stanno riducendo le perdite, ed è chiaramente difficile dire come andrà, nessuno lo sa ancora, però se continuerà il trend che abbiamo visto in questi giorni, chiaramente per le meme stocks, chiaramente sarà dura restare su prezzi stellari, lunari, come essi stessi definiscono, questi stessi prezzi che poi costringono eventualmente i fondi hedge ad andare in margin call. Quindi possiamo dire che, a mio avviso, il giorno di gloria, tra virgolette, di questa battaglia ideologica e finanziaria è stato il 27 gennaio. Sarà difficile al momento, per quanto riguarda questi titoli, che ricapiti un giorno di gloria del genere, perché le condizioni, attraverso quello che sta accadendo, attraverso l'operato dei broker e la riduzione della leva soprattutto, si stanno mettendo a favore dei fondi hedge. Ovviamente questo è una sorta di film, di romanzo che chiaramente può ancora avere dei colpi di scena, ma al momento, andando a unire i puntini, il trend sembra in questo momento, almeno per quanto riguarda questa specifica battaglia, piuttosto delineato. Quindi chiaramente seguiremo ancora la vicenda, sia sul Sole 24 Ore appunto, e su altri e su tutti i social,
proprio per cercare di tenervi aggiornati su questa interessantissima da raccontare, ma potenzialmente molto pericolosa vicenda. Tra l'altro concludo dicendo che le borse, che in teoria dovrebbero essere molto preoccupate qualora tutto ciò si estendesse a macchia di leopardo ad altri titoli, perché a quel punto vorrebbe davvero dire che i fondi comuni dovrebbero ridurre il proprio rischio a mercato, quindi andare a vendere titoli sani perché la volatilità aumenta, quindi potenzialmente innescando un circolo vizioso con effetti e danni sistemici all'intero sistema finanziario. Le borse, quindi, che per questo motivo nello scenario peggiore dovrebbero essere molto preoccupate, in realtà stanno salendo da 2 giorni di fila in modo anche robusto, proprio perché non sono preoccupati, si stanno concentrando invece sui dati reali dell'economia, dei contagi e quindi sul fatto che sembra appunto che insomma, i vaccini e i contagi che si stanno stabilizzando ci possono far dire che fra qualche mese, forse incrociando le dita, l'economia potrà tornare a girare a pieni giri e quindi chiaramente i mercati per questo stanno già guardando al mondo che verrà, al mondo post-Covid, e non sono preoccupati al momento da GameStop e dalle meme stocks.